Anche per te 20 minuti o a tuo buon cuore? Accelero. Io di solito parlo anche molto velocemente, quindi non ho problemi da questo punto di vista. Una cosa importantissima che devo fare è portarvi i saluti del dottor Avesani, che non è qui perché sta rientrando adesso dalla UAZA, che quest'anno era in Argentina. La UAZA è l'Associazione Mondiale degli Zoo e degli Acquari, dove vengono effettuati tutti gli aggiornamenti di anno in anno, soprattutto sui progetti di conservazione. Io sono una psicobiologa e mi occupo principalmente di comportamento e di benessere animale, e ahimè anche dello stat book del lemure catta, che adesso vi spiegherò perché dico ahimè. Per quanto riguarda i giardini zoologici, sono strutture che già nel 1992 sono state identificate dalla Convenzione sulla biodiversità come luoghi per la conservazione in situ ed ex situ, quindi identificati come quelle strutture, insieme ai giardini zoologici, insieme agli orti botanici e agli acquari, in grado di creare delle aree all'interno delle quali le specie a rischio di estinzione potevano essere conservate e gestite. Ovviamente per far tutto ciò si parla di conservazione integrata, di strategia di conservazione integrata tra l'ex situ e l'in situ, quindi l'allevamento fuori dalle aree di origine, ma anche attivamente impegnati nei luoghi di origine per poter poi lavorare con le popolazioni locali nelle eventuali reintroduzioni in natura. Quindi la missione di un moderno giardino zoologico prevede tre aspetti principali, che sono la conservazione, la ricerca e l'educazione. L'educazione è fondamentalmente importante, è stata toccata più volte quest'anno. I giardini zoologici a livello mondiale sono visitati veramente da un grandissimo numero di visitatori, e riuscire a trasmettere un messaggio relativo alla conservazione è di fondamentale importanza, perché altrimenti non ha motivo di gestire queste specie all'interno dei giardini zoologici stessi. Inoltre è importante far parte di un network. Il network è fondamentale per poter portare avanti tutti gli studi e le ricerche e i progetti di conservazione, perché da soli non si va da nessuna parte. Proprio per questo è giunto il momento di ringraziare ISPRA, i carabinieri, che erano prima Corpo Forestale dello Stato, ma oggi Carabinieri Forestali, i ministeri, con i quali si collabora continuamente, direi quasi quotidianamente, sia per la movimentazione degli animali, per l'ottenimento dei certificati CITES, che non devono essere solo per la vendita, perché lo scambio tra i giardini zoologici avviene all'interno di quello che è il programma di riproduzione delle popolazioni e delle specie che ospitiamo. È una collaborazione continua e costante, un po' temuta all'inizio dai giardini zoologici. Oggi direi che nel momento in cui si lavora in maniera propositiva e corretta, è qualcosa che si chiede anche, si migliora la commissione CITES, mentre prima veniva a fare quelle che sono, come si diceva prima, come è stato ben ricordato dal tenente colonnello, così come dal generale, c'era la necessità di fare i prelievi per valutare la parentela. Oggi la commissione scientifica la valuta sulla base di un database internazionale su cui noi dobbiamo inserire gli eventuali dati, e non è più necessario effettuare quei prelievi che vengono fatti anche con il training molto, diciamo, semplicemente relativamente con gli individui, ma non in presenza normalmente di estranei. Quindi avere delle figure che venivano e dovevano presenziare al momento dei prelievi era comunque molto difficile quando si gestiscono popolazioni, gruppi di individui appartenenti ad una specie che comunque sono abituati alla presenza dell'uomo, ma fuori da quelli che sono le aree di interesse. La UAZA, di cui vi citavo prima, è l'Associazione Mondiale degli Zoo e degli Acquari, e ha posto già nel 2012 un'attenzione particolare sulla lotta all'estinzione. Ovviamente lotta all'estinzione è difficile da pensare nel momento in cui abbiamo gli animali all'interno dei giardini zoologici, hanno un rapporto con l'uomo che necessariamente lo vede come elemento fondamentale della propria, diciamo, quotidianità. Nel momento in cui gli individui vengono riportati in natura, il conflitto invece con l'uomo è di fondamentale importanza. Molto spesso dicono: se una specie è estinta in natura vuol dire che non ci doveva più essere in natura. In realtà siamo noi il problema, e quindi noi stessi dobbiamo fare qualcosa per riuscire ad aiutare a riportare le specie in ambiente naturale. Questo è un esempio di successo per quanto riguarda il cavallo di Prevaschi. Questa specie era estinta in natura, considerata e definita dalla UCN, dalla lista rossa della UCN, estinta nel 1996, grazie al lavoro e all'impegno dei giardini zoologici. Ma dovete immaginare che nel momento in cui si ha quello che poi nel 2008 è stato il passaggio da estinta in natura a critical endangered e oggi a endangered, prevede il riportare in natura un numero grandissimo di individui, che vuol dire magari anche intorno ai 1000, con la sopravvivenza di 300 esemplari, con l'eventuale riproduzione poi degli individui in natura. Bisogna lavorare moltissimo con le popolazioni locali, perché sono le popolazioni locali che di fatto queste specie non le hanno tutelate, non le hanno protette. Quindi è necessario che il continuo rapporto e lavoro con loro per ottenere dei risultati. Non sempre i successi ci sono, perché ovviamente ci sono anche delle situazioni in cui non riusciamo
ad ottenere un risultato immediato. Immediato vuol dire comunque lavoro di anni, ma comunque bisogna continuare e poter lavorare insieme per ottenere dei risultati. Adesso velocemente vado su quelli che sono i progetti di conservazione che prevedono da un lato la reintroduzione, come vi dicevo, e dall'altro invece il supporto diretto dei progetti di conservazione che sono in situ. Questo per noi è un progetto molto bello, al di là del fatto che il Gipeto è un esemplare fantastico, ma è stata molto difficile la storia di questa coppia di gipeti, perché ovviamente quando si parla di progetti di reintroduzione è facile pensare che gli individui che sono stati arrivati dentro nei giardini zoologici vengano riportati in natura. Di fatto, per avere un primo piccolo abbiamo lavorato circa una decina di anni, noi e la coppia stessa di gipeti, perché non si piacevano all'inizio, c'è stato qualcosa che non andava, al che con il coordinatore della specie abbiamo provato a lavorare insieme per ottenere un risultato, abbiamo ricambiato e modificato la struttura che era stata creata ad hoc per questa coppia nuova che è arrivata al parco, finalmente abbiamo un uovo e c'è la femmina che ha la ritenzione dell'uovo, poi finalmente abbiamo un secondo uovo la stagione successiva, perché ogni volta bisogna aspettare la stagione successiva riproduttiva, il secondo uovo nel momento in cui c'è la schiusa del piccolo, il maschio per qualche motivo non è in grado di allevare il piccolo e quindi il piccolo non sopravvive. Quindi è importantissimo capire anche che gli individui devono apprendere la capacità di allevare poi i propri piccoli e devono farlo loro, perché se lo facciamo noi gli individui non vengono più riportati in natura. Quindi l'allevamento a mano da parte degli individui è qualcosa che viene scongiurato, a meno che non ci sia una necessità fondamentale per la sopravvivenza degli individui che non verranno riportati in natura ma che servono come pool genetico all'interno delle strutture. Questo è soltanto per darvi un'idea di quello che è il lavoro che c'è nella scelta in cui poi un piccolo viene inserito all'interno di un programma, non funziona il video, non importa, di un programma di reintroduzione, perché ovviamente ci si basa su quelle che sono da un lato i rapporti di parentela che si conoscono attraverso questo diciamo insieme di informazioni internazionali per i piccoli di Gipeto, per tutte le altre specie, ma anche andando a valutare dal punto di vista genetico che cosa si riporta in quale area, seppur solo un individuo, se è necessario incrementare la diversità genetica, se invece è necessario tenere e monitorare le popolazioni così come sono. La cosa bella è che Selve 50 entra a far parte di questo progetto di reintroduzione, viene decisa l'area che è Cazorla, e come vi dicevo è importantissimo l'evento con la popolazione locale, quindi importante dare anche visibilità, certo per gli animali c'è un attimino di stress perché di fronte a tutte queste persone tenuti in braccio non era proprio la situazione ideale, ma era importante perché anche i bambini sono stati coinvolti e sono i bambini stessi che danno il nome ai vari gipeti che vengono rilasciati di volta in volta. Ovviamente una volta che vengono rilasciati gli individui in natura non vengono mollati a se stessi, ma devono essere seguiti, monitorati continuamente, perché purtroppo la loro sopravvivenza non è affatto garantita. È vero che si diceva prima che gli individui stanno meglio in natura che in ambiente controllato. La natura non è di certo facile per nulla, altrimenti non avremo comunque le problematiche di estinzione della specie. Bisogna fare in modo di lavorare sia in situ che ex situ affinché gli individui stiano bene. Non facile il rilascio degli individui anche da un punto di vista fisico, però è molto bello e molto interessante fino a quando c'è poi l'evento importante per noi, che è, perché ci teniamo queste cose, diventa anche emozionante, il rilascio di Stelvio. Un altro progetto importante è quello del bisonte europeo, vi faccio vedere le immagini, non c'è nulla di rilevante se non il fatto che gli individui ritornano in natura, sempre comunque grazie ad un lavoro pregresso importante per identificare quali possono essere gli individui, quali sono i genitori che devono essere messi insieme all'interno della struttura, quali sono le strutture in grado di allevare dei giovani che possono poi essere inseriti all'interno di un contesto naturale. E la problematica che abbiamo avuto con i bisonti quest'anno, col progetto Bisonte, è che per quanto riguarda l'allevamento, seppur la modalità con cui vengono gestiti all'interno dei giardini zoologici è quella di creare il meno possibile il rapporto uomo-animale sapendo che devono rientrare in ambiente naturale, il problema è che non abbiamo pensato al fatto che noi facciamo delle belle tettoie sotto le quali mettiamo le mangiatoie, perché se piove il fieno si bagna. Ecco, il problema è che loro in inverno, quando non trovano la situazione diciamo facile di cibo, vanno verso qualcosa che riconoscono, cioè la tettoia, cioè il villaggio e le case. Quindi questo diventa problematico per le popolazioni locali che si vedono il bisonte, al quale ovviamente iniziano a fornire subito del cibo e poi dopo se ne lamentano perché resta in prossimità delle loro case. Per individuare quali sono gli individui c'è bisogno, prima di avere almeno un'idea di quello che è l'albero da cui derivano i vari individui, ma senza le analisi genetiche l'abbiamo visto, in passato si faceva così, oggi è importante invece andare a identificare che cosa
da un punto di vista genetico si sta introducendo in ambiente naturale ed è di fondamentale importanza per non creare delle situazioni problematiche. Ed ecco che l'EASA, che è l'Associazione Europea degli Zoologi e degli Acquari, decide a un certo punto di, avendo fatto e avendo inserito molte delle analisi genetiche per determinare gli individui da reintrodurre e per gestirli all'interno della popolazione nei giardini zoologici, di dotarsi di banche dati da un punto di vista appunto di materiale genetico. Questo materiale genetico viene adesso ridistribuito in quattro diverse strutture: due sono dei giardini zoologici, uno di Anversa e l'altro di Copenaghen, altre invece sono due istituzioni, uno è Leibniz Institute di Berlino e invece poi la Royal Zoological Society di Edimburgo. C'è anche un gruppo di lavoro, perché come vi dicevo prima non si può lavorare da soli, ma bisogna lavorare tutti insieme affinché ci sia la possibilità di trovare utili e poter utilizzare le informazioni che ci vengono date. Io non mi occupo di analisi genetiche, ma dovendo gestire, come vi dicevo prima, la specie lemurcatta a livello europeo, perché c'è un coordinatore a livello europeo che si occupa della gestione delle diverse specie, quindi noi gli animali che ospitiamo al Parco Natura Viva sono animali affidati al Parco Natura Viva, il coordinatore decide sulla base di informazioni del pedigree di ciascun individuo cosa fare degli individui nella movimentazione, perché ovviamente raggiunta la maturità sessuale o i maschi o le femmine, se stiamo parlando di mammiferi piuttosto che di altre situazioni, bisogna che si spostino dal gruppo sociale nel quale sono e devono essere ricollocati presso altre strutture zoologiche. Ovviamente devono essere scelti sulla base di qualcosa di rilevante. Quello che mi riguarda nello specifico è che io dovrei gestire circa 2000 individui distribuite in circa 200 strutture. Ecco, non è per nulla facile, quindi quello che cerchiamo di fare è provare a dare delle indicazioni sulla riproduzione, la non riproduzione, la gestione e la movimentazione di questi animali. Perché l'analisi del DNA è così importante nel momento in cui c'è la possibilità di avercela come strumento nella gestione delle popolazioni? Perché permette di mappare la diversità genetica delle popolazioni che abbiamo e ospitiamo nei giardini zoologici e quelle che abbiamo in situ. Per andare un pochino veloce, vi volevo far vedere un po', questi sono gli strumenti che il gruppo di lavoro mette a disposizione, quindi come protocolli di raccolta dei campioni che possono essere prelievi di sangue, piuttosto che di tessuto, piuttosto che di siero, ma la cosa che mi premeva raccontarvi era un pochino questa, perché nel momento in cui c'è questo database internazionale, che è ZIMS, all'interno del quale noi inseriamo tutti i dati, ciascun coordinatore inserisce i dati delle diverse specie, il problema è che i dati sono dati che arrivano da molto tempo, quindi 1970 più o meno, e i dati inseriti sono molte volte incompleti, non abbiamo la parentela. Per quanto riguarda le lemurcatte, ve lo dico con esperienza, chiedere alle strutture di determinare i genitori era una cosa impossibile, perché ti dicevano no, perché non siamo in grado, il piccolo è troppo piccolo, non lo stacchiamo dalla mamma, non riconosciamo la mamma, né tantomeno il papà quando è multimale, multifemale, la struttura sociale, e quindi diventava complicato per loro dare delle informazioni sugli individui. Studi e ricerche comportamentali ti dicono che se c'è uno studente, se c'è un ricercatore davanti a un enclosure, c'è la possibilità di identificare gli individui, di riconoscere e di attribuire chi a chi, in modo tale che ci sia la possibilità poi di avere la certezza di chi sono i genitori. Ovviamente in passato questo non era fattibile, perché ci sono dei buchi all'interno del sistema. Ci sono poi degli errori nei dati inseriti, perché siamo esseri umani e commettiamo degli errori, e in più molte volte c'era una tassonomia incerta, non molte volte, c'è ancora una tassonomia incerta. Prendiamo l'esempio degli scimpanzé. Gli scimpanzé inizialmente c'era la possibilità di avere, faccio vedere questa prima, non si sapeva il numero delle specie presenti, delle sottospecie di questa specie che è il Pantroglodytes. Nel momento in cui si scoprono e si identificano oggi, per quanto riguarda almeno la parte diciamo della popolazione europea, le quattro sottospecie, con l'analisi genetica che è stata già diversi anni fa, si arriva ad identificare dei 756 individui presenti all'interno dei giardini zoologici, 244 Pantroglodytes verus e 38 Pantroglodytes troglodytes. Degli altri, come dicevamo prima per assegnazione ed esclusione, è difficile, non si riesce a capire all'interno di quali popolazioni siano. Quindi il problema è che nel momento in cui bisogna gestire una popolazione di questo tipo, cosa si fa? Lo scimpanzé crea legami molto forti tra gli individui. Il coordinatore della specie decide che è importante andare
a fare in modo che non ci siano degli ulteriori ibridi su quello che è già la situazione, perché se in passato c'era, tra virgolette, l'ignoranza che giustificava il fatto di avere la produzione di ibridi, oggi non è più tollerabile. Ma andiamo ad agire su quelli che sono dei rapporti importanti che si sono creati tra gli scimpanzé. Ad ogni modo, questa è una bella storia, una bella collaborazione tra i diversi enti. Nel 1992 arrivano da un sequestro portati dall'ex Corpo Forestale dello Stato e dai Carabinieri Forestali oggi, Moreno e Gullit, insieme ad altri scimpanzé che arrivavano da circhi e privati perché erano detenuti illegalmente. E, all'interno del Parco Natura Viva questi scimpanzé erano gestiti in un bachelor group perché erano tutti maschi, e di fatto avrebbero trascorso la loro vita al Parco Natura Viva in questa struttura. Fortunatamente, grazie anche all'avallo del Ministero, vengono inseriti all'interno del programma dell'EPI, perché sono comunque individui fondamentali ed importanti, perché tutti gli individui che arrivano wild, i giardini zoologici non hanno più il prelievo all'interno della natura, ma semplicemente uno scambio tra giardini zoologici, portano con sé tanto materiale genetico importante, e in più, che non deve essere perso, e in più gli scimpanzé vivono per molti anni, quindi abbiamo esemplari che sono nei giardini zoologici da 40 anni. Quindi Moreno e Gullit, Pantroglodytes verus, fanno parte di questo progetto di reintroduzione. La cosa importante, non di reintroduzione, scusatemi, di scambio tra i giardini zoologici per la realizzazione di un gruppo di Pantroglodytes verus. Quindi si addormentano per la prima volta, perché quando non c'è la necessità nei giardini zoologici gli animali non vengono presi e addormentati, e però quando c'è la necessità bisogna cercare di fare tutte le indagini e le analisi e tutti i prelievi necessari poi per questa biobanking a livello europeo. Purtroppo Gullit non ce l'ha fatta, e Moreno invece è riuscito, è stato trasferito al bioparco di Valencia. Sono andata io per abituarlo al nuovo contesto sociale, perché comunque si trovava in un ambiente nuovo, senza la relazione importante che aveva gestito con Gullit fino a poco tempo prima, con delle femmine, le quali femmine non accettano così facilmente il maschio. Quindi è stato seguito per un mese, sono stata lì con lui per cercare di mediare il rapporto nuovo che costituiva con le femmine, ed oggi finalmente c'è un gruppo di Pantroglodytes verus che può essere definito socialmente ben completo, con addirittura la nascita di un piccolo, che quindi insomma fa ben sperare per questa nuova collaborazione, per questo insieme di situazioni che si possono venire a creare all'interno dei giardini zoologici quando c'è una cooperazione ad ampio spettro tra università, parchi, strutture ministeriali, ISPRA, perché dietro al rilascio dei certificati ovviamente ci sono le analisi genetiche dell'ISPRA. Quindi grazie a tutti per l'attenzione, scusate la corsa, ma così... Grazie per la relazione, grazie per il lavoro che fai quotidianamente. Credo ci fosse c'è un'osservazione, una relazione velocissimo, perché siamo prossimi. Su alcuni progetti che sono particolarmente rilevanti, prelevando dall'in situ all'ex situ, quindi non portando l'individuo, ma per esempio per il rinoceronte, sul rinoceronte bianco, si fa l'inseminazione, si fa il prelievo dello sperma in natura, le femmine in ambiente controllato vengono poi fatte a fare scambio di embrione congelato? No. No, per il momento no, che io sappia no, però. Ovviamente non sono esperta in questo campo, quindi eventualmente dovrei. Sono programmi in genere di questo tipo lì. Per il momento no, e la questione è solo legata all'aspetto poi dell'in situ verso l'ex situ, perché la movimentazione degli individui all'interno di strutture è importante, però, perché sennò l'individuo viene scacciato comunque dal gruppo sociale, perché non può stare per lungo tempo con lo stesso gruppo sociale, perché è tutta la terza sessione. Quello che durerebbe molto questo tipo di risposta. Grazie. Grazie di nuovo. Allora noi chiudiamo qui la prima parte della mattinata, anzi no, la mattinata, ci avviamo al pranzo, abbiamo detto che ci rivediamo alle 14 in sala, non so se la collega forse